Come vivi il rapporto col pubblico? Nel senso che, abbiamo visto anche ieri, perché ti abbiamo incontrato ieri sera, sei sempre molto disponibile, magari hai anche la tua vita privata da proteggere, però appunto dai disponibilità a chi ti ama, a chi ti vuole anche per una foto, per un autografo, avvicinare. Come lo vivi questo nella vita quotidiana? Grazie, ma oggi chiaramente qua sono, io sto, cioè, giubilo, cioè, sono il massimo proprio giubilo perché è un posto meraviglioso, pieno di gente, avete riempito il teatro, quindi sono grata, tutto sì. E a volte, quando mi parlo di vita privata, a volte, voglio essere sincera, quando arrivano, come dire, sei molto riconoscibile, e in questo momento, qualche anno dura, poi finisce, poi cambia, non finisce, cambia. E in questo momento, quando fai cose che hanno grande popolarità, sei anche molto riconoscibile. Allora, la cosa, l'unica cosa che a me dà un po' fastidio, ma me lo tengo per me, è quando, per dire, in situazioni sono, non so, sto mangiando al ristorante con la mia famiglia, con la mia bambina, e qualcuno, no, mi fa una foto come fossi un animaletto che sta lì in gabbia, no? Fai così, non anche, no, quando non mi chiede facciamo una foto, mi è capitato che fossi in situazioni private e che qualcuno mi facesse una foto e la pubblicasse, come dire guarda che cosa sta facendo, ti mostro la scimmia. Questo non mi piace, questo penso, perché se qualcuno va da mia madre e le fa così, le fa una foto, quella si spaventa e dice che cosa sta facendo, perché non si fa una cosa del genere. Questa è una cosa che non mi piace, e però devo accettare, far parte. Ci sono le persone che non hanno magari la, così, la buona creanza di preoccuparsi di questo. Però ieri sera eravamo tutti insieme in una situazione pubblica. Allora ti faccio un esempio per dirti qual è il mio rapporto. Il mio rapporto nel 2002, lavoravo con Gianni Morandi in uno spettacolo, in un varietà televisivo. Lo spettacolo finiva già tardissimo, a mezzanotte e mezza luna. Gianni, noi ci andavamo a cambiare, a struccare. Trovavamo Gianni ancora fermo lì a fare autografi e foto alle mille persone, mille, deteneva lo studio, mille persone presenti, fino alle 3 del mattino. E questo mi ha insegnato lui. Bisogna avere gratitudine per una persona che ti ha scelto, ti ha amato, ha amato il tuo lavoro, e bisogna essere grati. Io lo sento naturalmente che il mio, come dire, un po' è anche il mio datore di lavoro è il pubblico. Se non ci fosse il pubblico, se non ci fossero le persone, non potrei fare questo mestiere. Quindi è la mia possibilità di lavoro, e più sono delle persone che, per esempio, per quanto riguarda il cinema, ma anche il teatro, sono persone che sono uscite di casa. In una città come Roma hanno affrontato il traffico, che è un mostro, hanno magari cercato una babysitter, se hanno bambini, o hanno pagato più biglietti perché hanno dei bambini, hanno cercato con fatica, ve l'assicuro, un parcheggio, e delle tante possibilità che ci sono, per dire, in una multisala, hanno scelto proprio me. Non posso non essere grata, quindi lo sono, lo sarò sempre, l'occasione è così anche.